Vittoria col batticuore, ma quanto mai preziosa e di inestimabile valore, mai come in questa circostanza. All'inferno è il ritorno, in pochi attimi il Pescara si complica la vita, quindi ci pensa l'immarcescibile Re Federico che alla 42esimo della ripresa esorcizza il demone della paura, Simonelli. È stata una serata incredibile, no? Sì, veramente incredibile, anche se ritengo la squadra abbia fatto una buona gara, a parte quei 5 minuti di follia, un blackout, esatto, però poi è stata importantissima la reazione nel finale. Pescara d'assalto almeno nelle intenzioni, per una partita da vincere basta, due novità sostanziali dal primo minuto, Brivio in luogo di Ivan, Giampaolo alle spalle di Varricchio, 4-4-1-1 per gli amanti dei numeri, eppure avvio da brividi, Pescara lento a Bulico, per contro Catanzaro virtualmente in C, ma tutt'altro che in belle e rassegnato. Nei primi sei minuti l'11 di Bolchi crea infatti un paio di opportunità, protagonista l'ex Corona che prima impegna Brivio, poi liberato da Carbone entra in area ma conclude a lato. Un campanello d'allarme, non c'è dubbio, che sortisce però l'importante effetto di svegliare i biancazzurri pericolosi con Fusco dalla distanza. Al quarto d'ora Croce spreca da ottima posizione, mentre un minuto più tardi Varricchio pecca d'egoismo optando per la soluzione meno propizia con Giampaolo libero all'altezza del secondo palo. Ma è comunque il preludio al gol. 18esimo, corner di Minopoli, Antonini devia di testa, terra sotto misura, corregge in rete. Pescara 1, Catanzaro 0. Quinto gol in campionato per il difensore biancazzurro. La pressione però si attenua, i calabresi riprendono coraggio. 28esimo, Brivio provvidenziale in uscita su Corona, lanciato in profondità. Lo scontro è inevitabile, ne fa le spese però proprio l'estremo di casa, sostituito da Andrea Ivan. Finale di tempo, altra opportunità, numero di Giampaolo che rifinisce per Minopoli, anticipato al momento del dunque. Ripresa, palla gol dopo 60 secondi che il fantasista biancazzurro sciupa così. Terzo minuto, replica della Catanzaro affidata ad Agnelli, gran destro alto di poco. Serata infausta per i portieri. Al decimo D'Urso prende il posto di Micillo, due minuti più tardi combinazione Giampaolo Varricchio, Giampaolo interno destro e gol del raddoppio. Sembra fatta ma così non è. Corona sfrutta una palese disattenzione del pacchetto arretrato su corner da destra, quindi Ascoli dal limite infila imparabilmente l'estremo biancazzurro. 2-2 si materializza l'incubo della C che Ivan allontana con questo prodigioso intervento su gran tiro di Carbone da distanza siderale. Fischi e mugugni dagli spalti semideserti, in totale 1913 spettatori, frenesia in campo ma reazione rabbiosa e primi avvicendamenti. 38esimo, fuori Minopoli, dentro Leandro e non Russo che pure è una risorsa preziosa sui calci da fermo. Finale concitato, tanto impegno poco costrutto e soprattutto zero conclusioni. 40esimo, dopo sei mesi si rivede Mussi che rimpiazza Fusco e l'ultima carta si rivela importante. 42esimo, Antonini taglia con decisione al centro, Mussi prolunga, Giampaolo cerca e trova l'acuto vincente. Lieto epilogo ma anche fatica immane e sofferenza davvero indicibile. Ecco, da spiegare come quei 5 minuti? Ma forse la partita stagnava a centrocampo, era quasi come se forse inconsapevolmente l'abbiamo considerata già finita. Tatticamente che cosa secondo lei non ha funzionato nel secondo tempo, se c'è stato qualcosa che non ha funzionato? No, ma niente di particolare, perché gli avversari non erano pericolosi, abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo, poi ci siamo più che altro preoccupati, ma non dal punto di vista tattico. Ma c'è stato un pizzico di autolesionismo? Beh, forse diciamo di sì. Sul più bello il Pescara tradisce le attese. Con i playoff quasi a tiro e al cospetto di un avversario ordinato ma tutt'altro che trascendentale, i biancazzurri falliscono il salto di qualità. Il Catanzaro espugna l'Adriatico in virtù di una prestazione attenta, diligente ma mai remissiva, soprattutto nel primo tempo. Giordano, vittoria preziosa, importante, a conti fatti meritata. Sì, penso di sì, abbiamo fatto un primo tempo veramente da grande squadra, sinceramente non me l'aspettavo perché i ragazzi avevano un po' di timori perché la classifica è quella che è, però abbiamo iniziato bene, abbiamo continuato così. Non è il solito Pescara, mancano determinazione, vis pugnandi, l'approccio è morbido, il ritmo blando, di fronte giocatori insieme per la prima volta o quasi, un'autentica trappola per il team di Sarri che basa gran parte della sua forza sulla capacità di non far giocare l'avversario. Non solo. Nel ruolo di grande favorita la squadra è chiamata ad assumere il comando delle operazioni. Emergono invece limiti evidenti che, sommati ad una fase difensiva per la prima volta lacunosa, producono un verdetto inaspettato ma ineccepibile.
Sarri, oggi un Pescara spento. Pescara spento soprattutto nei primi 30 minuti, secondo me abbiamo sbagliato approccio alla partita. Siamo caduti e questo, te l'ho detto, mi lascia perplesso, mi fa capire che questa squadra non è pronta a fare salti di qualità, dobbiamo lottare per salvarsi e dobbiamo stare attenti a non far saccocciare la classifica da dietro. La nostra realtà è questa, se qualcuno aveva pensato a qualcosa di diverso, compreso il giocatore, aveva sbagliato in maniera forte. Ecco, temeva alla vigilia, l'ho detto poc'anzi, un approccio errato a questa partita dal punto di vista mentale, significa che non è riuscito a toccare le corde giuste in settimana? Ma io ho fatto, ne penso, negli ultimi due giorni uno sforzo enorme per far capire alla squadra che questa era una partita difficilissima. Poi sono anche convinto che le molle che si toccano dall'esterno sono molle estremamente labili, non sono quelle che fanno la differenza. Il giocatore qualcosa se lo deve sentire crescere dentro, perché gli urli arrivano dall'esterno hanno un effetto di 3 minuti, non di più. All'11esimo i prodromi di un pomeriggio tutto da cancellare. Disimpegno errato di Delicarri, praticamente un assist per Corona che scavalca con un tocco Avramov in uscita sulla linea gonnella, evita il peggio. Un minuto più tardi da sinistra, cross di Ferrigno, ex Giulianova, testa di Corona, prodezza dell'estremo serbo che si salva con l'ausilio della traversa. Il Pescara non si desta affatto, anzi peggiora la situazione. Squadra sbilanciata, difesa fuori posizione, da questa rimessa laterale nasce una nuova opportunità, questa volta per Greco che elude gonnella a sinistro, Avramov ancora strepitoso, deviazione impercettibile ma decisiva, palla sulla traversa. Il monologo calabrese continua al 19esimo, triangolo Vanin, Corona Vanin, provvidenziale Delicarri ancora reattivo al 27esimo sul destro di Corona. Pressione che tuttavia si concreta al 31esimo, cross di Ferrigno, croce respinge di testa, nessuno chiude dal limite, Gissi destro di controbalzo secco preciso, Avramov non può nulla, Pescara 0 Catanzaro 1. Si attende invano una reazione ma è ancora l'11 di Giordano ad insidiare la porta di Avramov. 33esimo, Corona fa fuori Zoppetti, invito in area, l'impatto di Greco, palla a fondo campo e fischi inevitabili per la squinternata truppa sarriana. Al rientro dagli spogliatoi, secondo minuto, discesa e cross di croce, De Angelis anticipa Jadid, sembra un altro Pescara, ma non basterà anche perché il Catanzaro non commette l'errore di chiudersi. Al quarto Vanin semina scompiglio, Corona e Giannone ci provano senza esito. Un minuto più tardi bella combinazione, Bonfiglio, Camarata Bonfiglio, buona opportunità, piede sbagliato. 12esimo, pressing di Jadid che ruba palla a Giannone, destro potente ma leggermente preciso, arriva il primo avvicendamento, fuori Bonfiglio, dentro Matteini, subito in evidenza il nigeriano Leke costretto al fallo. Cresce il Pescara, 20esimo, Camarata libera sulla fascia Pesaresi, cross insidioso, vuoto la difesa, Matteini non ne approfitta, quindi croce dalla distanza, parabola alta di pochissimo. 21esimo, altro cambio, Jadid lascia spazio a Carmine Gautieri che un minuto più tardi serve Matteini, traversone, palla che attraversa pericolosamente l'area calabrese. Al 28esimo, limpida opportunità per i biancazzurri, da Camarata a Tognozzi, splendido invito a smarcare, Matteini volée di piatto, troppo centrale, Belardi neutralizza. Resiste il Catanzaro che torna comunque a farsi vivo in area pescarese, punizione di Ferrigno, stacca di testa Ceccarelli, brivido per Vlada Avramov. Nel finale 35esimo, Bau debutta al posto di Croce, 42esimo, lancio di Delicarri, ponte di Camarata, Belardi sventa in tuffo anticipando Matteini. Allo scadere Pescara in 10, Camarata entra fuori tempo su De Angelis e si vede estrarre dall'Ops di Torino il cartellino rosso. Con la forza dei nervi i biancazzurri tentano l'ultimo assalto, terzo minuto di recupero, in evidenza Gautieri che pennella al centro per l'incornata di Tognozzi al lato di pochissimo. L'ultimo sforzo di una partita tutta da dimenticare.